24esima puntata dell'Entella Siamo Tutti. Quest'oggi usciamo un po' dall'ambito del campo da gioco, usciamo un po' dall'ambito dei calciatori, perché naturalmente questa è una settimana importante, la settimana che prepara ad Entella Avellino, che è un match che sta sentendo molto un po' tutta la piazza, con il consueto richiamo ed invito per tutti i tifosi ad essere presenti domani al Comunale per questa sfida che davvero è veramente fondamentale per il prosieguo del campionato, ovviamente sulla strada della salvezza per quanto riguarda l'Entella. Quindi noi oggi usciamo un attimo, come abbiamo detto, dal rettangolo verde e ci addentriamo in un altro di quei dietro le quinte che riguardano l'Entella. Abbiamo parlato spesso di quello che è il Centro Benedetto Acquarone, che ormai da anni, praticamente da una decina d'anni, ospita i giocatori che sono chiamati convittori, quelli cioè che provengono da fuori regione, che trascorrono qui intere stagioni, naturalmente distanti da casa, e qui trovano la loro seconda casa e soprattutto trovano tante altre cose. Allora andiamo a scoprire un po' di retroscena, un po' di dietro le quinte di quello che accade ogni giorno qui al Centro Benedetto Acquarone. E allora all'interno del Centro Acquarone, nel cuore del Centro Acquarone, troviamo i nostri primi due ospiti. Alla vostra sinistra Massimo Minazzoli, che è il tutor di tutti i ragazzi che sono ospitati qui al centro. Don Andrea ovviamente non ve lo presento neanche, perché credo che ne abbia assolutamente bisogno. Massimo, abbiamo detto, una struttura e un'istituzione ormai che garantisce ogni giorno assistenza a tutti i ragazzi che provengono da fuori regione, che decidono di trascorrere una stagione all'interno della Virtus Entella. Tu hai il compito forse più difficile, perché è quello di vivere costantemente 24 su 24 a contatto con questi ragazzi e seguirli in quello che è il loro percorso. Facciamo un po' un quadro di quella che è la giornata tipo di questi ragazzi. Sì, buonasera a tutti. Sì, allora qua la vita è una vita particolare di condivisione totale, quindi abbiamo 16 ragazze che provengono da regioni e anche nazioni differenti, e quindi è bello appunto organizzare la giornata in maniera totale, quindi parte alle 7 di mattina. Da qua parte praticamente dopo la sveglia? Beh no, partiamo da sopra, perché sì, iniziamo la sveglia che è alle 7 e alle 7 e mezza quindi si esce per andare alla scuola, dove la raggiungono autonomamente o a piedi o in bicicletta fino alle più o meno circa le 2 di pomeriggio, poi tornano qua per il pranzo, un pranzo molto fornito dalle nostre ottime cuoche, e dopodiché un pranzo molto veloce e si parte per andare ai campi. Dopo quindi l'attività sportiva segue qua un'attività di studio con dei professori che vengono ad assistere i nostri ragazzi fino dalle 6:30 alle 8, dopodiché cena e un po' di tempo libero limitato, perché poi la sveglia è presto la mattina, quindi la buonanotte intorno alle 10:30-11. Questa è un po' la giornata tipo. Esattamente. Ecco, una giornata che poi, oltretutto, parliamo un po' anche di quello che è il range dei ragazzi che sono ospitati qua, che sono, vanno dai 14 ai 17 anni più o meno, no? Quindi sì, esatto. Ecco, è una fascia ovviamente notoriamente tutt'altro che facile da seguire, forse anche per questo che spesso avete bisogno dell'aiuto del Don, perché al di là di quella che è poi la crescita sportiva e anche quella, abbiamo detto, scolastica, quindi a livello di studio, c'è poi anche una crescita proprio personale dove servono anche appunto altri aiuti in questo senso. Esatto, beh, questa esperienza io la consiglio e penso che chi ha la fortuna di poterla fare sicuramente avrà una formazione personale differente, perché qua cresci tanto a livello umano oltre che al calcio, questa esperienza ti forma tanto. Poi scuola e calcio vanno di pari passo, perché la scuola comunque ti allena la mente, e penso che per arrivare ad alti livelli più hai una mente allenata e pronta quindi a essere alla concentrazione, e più puoi arrivare in alto. L'età, sì, l'età sono difficili e differenti, devi appunto dedicarti, devi appassionarti alle loro storie e prendere ogni ragazzo in maniera differente, cioè ognuno va preso per il suo carattere e per la sua storia. Quindi una conoscenza approfondita anche durante il percorso. Sì, esatto, sì. Poi tendiamo, grazie appunto al Don e a tutte le persone che collaborano con noi, a cercare di tenere un ambiente più simile a casa, perché più sereno sei e più riesci ad esprimerti meglio anche sul campo. Quindi questo è il punto di forza. L'Acquarone è una grande casa, quindi dove conviviamo tutti. Ecco, Andrea, questo della famiglia è forse l'aspetto più difficile, cioè non far sentire per quanto possibile la mancanza degli affetti più cari. Ci si riesce? È comunque una cosa che i ragazzi patiscono molto in questo senso? Sì, la difficoltà forse è proprio che
nel mondo del calcio la vita ordinaria fatta di scuola, di relazione, che poi è la vita che vive ogni ragazzo di questa età, va poi di pari passo con la vita calcistica. Quindi i ragazzi non solo respirano la fatica della mancanza di casa, a volte anche dei conflitti tra di loro come i ragazzi normali di questa età, ma anche magari un periodo difficile a livello calcistico può contribuire a far sì che un ragazzo faccia fatica, o dall'altro lato magari che un ragazzo stia bene. Quindi i ragazzi che vivono qui respirano tutte queste cose e quindi sono ancor più immersi nella vita e quindi anche chiamati proprio a viverla al 100%, ma dall'altro lato sono anche molto più esposti a fatiche, difficoltà, momenti anche di nostalgia che penso siano normali, certo, a questa età. Assolutamente. Ecco, tu che hai vissuto un po' diverse annate, quindi diverse esperienze, e c'è stato forse negli ultimi anni, anche grazie all'assistenza a cui faceva riferimento Massimo, soprattutto con la scolastica, un'inversione un po' di tendenza, cioè adesso i ragazzi, anche perché molto aiutati, quindi molto spronati, quasi sempre riescono a fare anche un bel percorso scolastico a fianco a quello sportivo. Io penso che la felice intuizione che la professoressa Gregori e Massimo Russo hanno avuto un po' di anni fa del famoso progetto Tutor Lab sia stata proprio questa intuizione di dire: i ragazzi qui non solo devono dare qualcosa a noi, perché comunque a livello calcistico danno qualcosa alla città, e questo è sempre bene ricordarselo, ci regalano il loro talento, ma anche noi siamo chiamati a far sì che i ragazzi che siano qui vivano un'esperienza significativa a 360 gradi, dove la scuola può essere sempre un po' l'ambito messo ai margini, perché meno importante, almeno secondo alcuni punti di vista, ma dove invece il progetto Tutor Lab riconosce alla scuola un valore formativo che può incidere anche sulla rendita calcistica, perché a livello di crescita, come diceva giustamente Massimo, un ragazzo qui fa un'esperienza forte che probabilmente non fa in nessun altro ambito, e ci si rende conto proprio come a livello anche umano la scuola, il calcio e le relazioni con gli altri ti formino in una maniera tutta particolare, e le difficoltà scolastiche forse sono lo scoglio più duro da affrontare, soprattutto in alcuni momenti, ad esempio questi mesi ultimi che ci avvicinano alla fine della scuola, le rincorse finali, la mancanza di casa, la fine della stagione calcistica creano un mix che non sempre è gestibile. Il fatto che loro abbiano delle persone che a volte anche un po' raddrizzano la barra quando si rischia di perdersi è utile, però è anche molto faticoso. Ecco. Possiamo dire che un bel gol, una bella prestazione vale quanto un bel voto e un bel comportamento a scuola, possiamo dire questo? Certo, anche perché ci rendiamo conto, ne parlavamo anche con la prof e con tutti gli altri tutor, che poi loro piano piano capiscono, anche se con fatica e con tanta lentezza, la bellezza del faticare anche per lo studio, quindi poi un 8 o un 9, forse non alziamoci troppo, anche un 7 viene visto come un traguardo raggiunto, quindi anche come speriamo che ne facciano anche tanti di gol, che ne abbiamo bisogno. Allora, poi andremo anche a trovarli, perché siamo giusti in orario di studio. Volevo chiedere a Massimo, dato che siamo nella tavernetta e quindi qui loro poi trascorrono, come abbiamo detto, anche questi, noi sentiamo un odorino che non è niente male, e io credo che se ci addentriamo oggi è il giorno della pizza, esatto. Giovedì è il giorno dedicato alla pizza. Un fatto molto sviluppato, quindi se ci addentriamo verso quella porta credo che andiamo a trovare qualcosa di appetibile. Poi purtroppo noi ci fermeremo, perché eccola qua, sì l'abbiamo trovata, abbiamo seguito l'olfatto e abbiamo raggiunto quello che tra poco sarà gustato appunto dai ragazzi, quando sarà l'ora, dopo le fatiche dello studio, di sedersi a tavola e godersi anche le fatiche, cioè godersi appunto il pranzo e la cena. Eccola. La responsabile di tutto ciò è questa signora, che non vuole parlare, ma che comunque ha assolutamente il merito di seguire a livello appunto di nutrizione questi ragazzi, non senza anche l'aiuto e la collaborazione dei medici, perché naturalmente ricordiamo anche questo, quello della di nutrizione è un aspetto importante da seguire. E credo che la pizza sia uno di quegli sgarri, non so se posso chiamare anche sgarri, ma insomma si può fare, credo, una tantum anche questo appunto piacere per loro, per il loro palato.
Dopodiché ci spostiamo, parliamo brevemente Massimo anche di quello che invece sono le giornate poi di partita, perché spesso sabato e domenica magari sono le partite, poi i ragazzi tornano, hanno un po' di tempo libero, come viene impiegato, anche perché c'è da recuperare in questo senso le energie fisiche, spesso le trasferte sono anche molto lunghe, ci sono i compiti del fine settimana che sono un'altra problematica, quindi credo che anche il fine settimana sia un bel... Sì, loro giocano praticamente su doppia partita, perché hanno l'impegno ufficiale da preparare e gestire e giocare la domenica, quindi il sabato è l'unico giorno per loro di scarico libero. La domenica a volte partono presto per affrontare la trasferta e poi lunedì tocca ancora a scuola. Poi noi... sabato la sveglia? Sveglia abbastanza morbida, dai, morbida, sì. Poi lunedì, in accordo con le scuole, tendiamo appunto di scaricarli da qualche interrogazione o verifica, perché appunto hanno la gara il giorno precedente. Però appunto la loro vita è una vita intensa e faticosa, dove, come diceva appunto prima Aldon, rischiano di arrivare sotto stress in alcuni periodi dell'anno, soprattutto questo, dove si giocano praticamente tutto, quindi la riconferma a calcio e la promozione a scuola. Ecco, ti faccio un'ultima domanda di carattere personale e professionale allo stesso tempo, perché l'Entella si è fatta portavoce assieme ad altre squadre, assieme ad altre società, di quello che vuole essere un riconoscimento alla figura del tutor, perché sono figure che sono sempre più presenti all'interno delle società, che sono sempre più utili e a mio avviso imprescindibili quando si hanno delle realtà come la nostra, ma come credo abbiano molte società professionistiche. E quindi c'è la possibilità che questa figura venga riconosciuta come diciamo così fondamentale, facente parte dell'organico di una squadra di calcio, che cosa che finora è un po' ambigua, diciamo. Sì, è partito io personalmente, poi tutto è partito da una scommessa così e poi mi sono appassionato, perché mi sono appassionato appunto alle persone e avendo giocato anche in passato sono appunto vicino ai ragazzi, alla loro vita e alle loro sensazioni che hanno appunto stando fuori casa, ed è bello avere comunque una persona vicino a loro, perché poi anch'io sono fuori casa, vengo da fuori, quindi come la vita è difficile per loro è anche per me, che essendo fuori casa, e avere una persona vicino che ti sostenga appunto nelle tue difficoltà e cerca comunque di aiutarti, penso sia una figura molto importante. Questo quindi assolutamente da riconoscere come figura professionale all'interno. Sì, assolutamente, meglio secondo me appunto figure che hanno appunto avuto a che fare col calcio, quindi che hanno più appunto cose simili vicino a loro. Benissimo, allora qui chiudiamo quella che è la parte conoscitiva di quella che è la vita dei ragazzi all'interno di Centro Quarone. Adesso invece andiamo a conoscere da vicino, perché con loro apriremo di fatto anche quella che è la pagina dedicata al settore giovanile. Molti di loro sono fra quelli che scendono in campo appunto nel fine settimana con l'Under 15, Under 16 e Under 17, quindi andiamo a conoscerne qualcuno da vicino, così intanto ci facciamo anche raccontare le tre partite dell'ultimo fine settimana, con tre partite giocate tutte e tre contro il Torino, due pareggi e una sconfitta, anche se di misura e con qualche rammarico, ma tutto sommato un buon bottino, considerato si giocava contro una delle società che da sempre vanta uno dei migliori settori giovanili d'Italia. Quindi andiamo a conoscerli da vicino. E allora abbiamo detto, ne parliamo direttamente dei protagonisti, e quindi abbiamo tre, perché abbiamo Vianni, che è il centravanti, uno dei bomber, quello in mezzo Vianni, con questo che si è spostato, invece questo è Bomber Villa dell'Under 16 e qui abbiamo Samuele Ferrari dell'Under 15. Partiamo in ordine, andiamo con l'Under 17, siamo una partita, abbiamo detto, persa, ma con più di un rammarico quella di domenica. Sì, comunque abbiamo giocato bene, siamo stati penalizzati da un rigore. A volte capita anche questo. Sì. Invece parliamo della tua stagione, perché quest'anno finalmente hai cominciato a fare gol con una certa regolarità, con una grandissima regolarità. Credo che tu possa essere soddisfatto, no, di questa stagione. Sì, sono molto soddisfatto, ringrazio i miei compagni per aiutarmi sempre. E per quanto riguarda invece la panchina, so che c'è un discreto stimolo anche in panchina, no? che ti spinge spesso e volentieri a dare qualcosina di più, sì, probabilmente perché vede anche quelle che sono le tue potenzialità e quindi ci ha creduto molto e credo che tu lo stia ripagando, no? In qualche modo. Sì. Ringrazio anche la panchina, perché comunque mi aiutano tutte le domeniche a dare il meglio di me stesso. Ok, nonostante in panchina ci sia un mediano e non un centravanti come te, a fare l'allenatore. Invece Bomber Villa, anche lui quest'anno, così come l'anno scorso peraltro, è andato a segno con una certa regolarità. La partita di domenica invece com'è stata? Con questo Toro speravate magari di fare altri tre punti?
Sì, c'è un po' del rammarico perché la partita di domenica è stata dominata da noi su un campo impraticabile per una leva nazionale under 16. Siamo stati fortunati e siamo stati anche un po' superficiali sotto porta. Non abbiamo potuto sviluppare il nostro gioco come al solito, appunto per colpa del campo. Comunque andare via da Torino con un pareggio è una È sempre un cosa, risultato ce ne andiamo positivo. via testa alta perché anni fa c'è cioè un pareggio a Torino. Era un miraggio, invece Assolutamente. quest'anno c'è un po' del rammarico Ecco, perché quest'anno volevamo i 3 punti. mi è successo più di una volta questa cosa di dominare le partite, magari poi qualche problemino a chiuderle, no? Però spesso imponete il vostro gioco e credo che per Bonvini questo sia un bel risultato questo. Sì, quest'anno finalmente abbiamo iniziato a giocare a calcio, abbiamo sempre imposto il nostro gioco come abbiamo fatto a Vinovo contro la prima in classifica con la Juventus, però abbiamo sempre avuto la fatica nel recuperare le partite perché quando andavamo in vantaggio abbiamo sempre dominato e non ci siamo mai quasi fatti recuperare, però quando andavamo sotto di 1 o 2 gol abbiamo sempre avuto qualche fatica nel recuperare la partita, però comunque io sono parecchio soddisfatto della mia stagione perché sono migliorato su molti aspetti. Ho avuto qualche intoppo che ci può stare a quest'età, però sono comunque contento e sono contento di come stiamo facendo della squadra. Perfetta disamina, ci ha messo anche un po' di autocritica, quindi siamo assolutamente soddisfatti. Samuele Ferrari, under 15, anche voi un pareggino a Torino, anche voi una partita giocata ad alto livello, perché quando si affrontano queste squadre bisogna veramente mettere qualcosa in più. Sì, penso che domenica abbiamo fatto una grande prestazione, soprattutto di squadra. Eravamo anche passati in svantaggio, ma la squadra ha reagito bene e mi ritengo molto soddisfatto della mia prestazione, ma anche di quella di tutta la squadra. Ecco, sinceramente ricordo perfettamente l'inizio campionato che non era stato proprio esaltante, in particolare la prima giornata. Sì, esatto, che abbiamo aperto questo campionato con una brutta sconfitta, ma anche il girone di andata non è andato nel migliore dei modi, ma poi ci siamo rifatti alla È grande cambiata la arrivando. marcia Sì, poi, esatto. decisamente. Avete fatto un percorso veramente di crescita importante, soprattutto nel girone di ritorno, diverse belle soddisfazioni, ma anche in questo caso, quello che dice sempre Mister Guida, la crescita costante e uniforme del gruppo, che credo sia uno dei risultati migliori. Sì, esatto. Il mister ci tiene molto su questo punto di vista e sì, ci ha fatto crescere molto. Benissimo. Allora, intanto noi vi ringraziamo e ora poi dobbiamo lasciarli perché inevitabilmente per loro comincia l'altra parte della giornata faticosa, quella dedicata allo studio. E qua la sala si è riempita, non so se Guido ce la può inquadrare, tra poco si piegheranno tutti, anziché sul campo, sui libri. C'è anche la dottoressa Croce che ci ha raggiunto e che collaborerà assieme al Don ad aiutarli in questa ora di studio che ormai rimane. Abbiamo visto che in cucina c'è la pizza pronta, quindi potete essere soddisfatti anche di quello che ci sarà dopo. Chiudiamo invece questa 24ª puntata dell'Intera Siamo Tutti, come sempre con i ringraziamenti a Guido Scaglia per montaggio e riprese, a Massimo Russo per il coordinamento e a Marco Pinati in Tela TV per la messa in onda che, come di consueto, vi ricordo ogni venerdì alle 21. Grazie e alla settimana prossima.